Sono Simone di Radio Liberamente. Cosa vai a fare alla Chiesa di San Carlo? C'è il Festival dell'Etica. Ok, seguici e ti portiamo a destinazione. Wow, quale onore! Oh, Valentina, come hai fatto a sapere di etiche? Ah, in realtà me l'ha detto il mio moroso, io non ne sapevo niente. E infatti è là che mi aspetta, perché abbiamo fatto una scommessa, no? In stazione il primo che arrivava a destinazione vinceva e io ho perso. Allora seguici che facciamo vincere. Sono Giulio di Radio Liberamente, queste sono le nostre interviste per strada. Nome? Paola. Cosa ti piace del volontariato? Il fatto che si decida di fare le cose che vogliamo fare, non siamo una scelta nostra. Oggi in una chiesa sconsacrata c'è una rappresentazione laica. Proprio non ci avevo fatto caso. Cos'è per te etiche? Etica per me è buon comportamento e valori. Come sei venuta a conoscenza di etiche? Ah, per i volantini, pubblicità. E spiegaci un po', che cosa significa essere una risorsa invisibile? È una cosa che magari hai tante cose dentro per dare e forse la gente non lo sa o non lo riesce a fare. Vi facciamo delle domande velocissime. Come siete venuti a conoscenza dell'esistenza di etica? Siamo arrivati qui per caso, stiamo girando, siamo turisti. Cosa vi aspettate di trovare qui? Beh, bene o male penso di averne già un'idea, visto che bene o male faccio parte di queste idee. Se lei non è ancora andata a fare la spesa, ha in mente di avere, non so, una cena di beneficenza o una grande festa con i suoi amici e non sa ancora se veramente quello lì è il prodotto che lei intende adoperare con volontà, mi può dire come farebbe così invisibilmente, come farebbe, come si comporterebbe prima di andare a ritirarlo? Ah, bella domanda. Non so se mi hanno venduto il prodotto che cercavo, quindi chiedo in giro se sono rimasti soddisfatti di quello che hanno trovato al supermercato, se gli hanno già tirato delle sole magari, e poi a quel punto lì, dopo aver raccolto delle informazioni da amici, conoscenti che vanno lì, mi butto. Il milione dell'organico è pieno di carta, è pieno di scodellini del cibo. Cosa ha mangiato Nando a pranzo? Ah, intanto ha pranzato dopo le 2:30, 3, quindi vuol dire che fa delle tirate incredibili. Ha scelto la piadina con crudo e mozzarella e una birra piccola. E prima ha mangiato tutta la piadina, che secondo me aveva un impastone qua incredibile, e poi si è scolato tutta la birra. Cosa ne pensi del disagio mentale? Una sola domanda, però devo dire che Bottone. Cosa ne pensi? Secondo me tutti siamo un po' disagiati mentalmente, quindi è una cosa collettiva, quindi non è una cosa molto semplice. Poi no, a parte gli scherzi, la domanda è molto complessa, quindi penso comunque che ci sarebbe molto importante che le persone che hanno questo disagio potessero integrarsi molto di più nella nostra società. Sono Simone di Radio Liberamente. Come è venuta a conoscenza di etiche? Vari canali. Alcuni amici me ne hanno parlato, internet, The Plant, Ingegneri Senza Frontiere. Se lei è un momento particolare della sua vita, è molto forte, si sente ad andare al supermercato a comprare qualcosa di molto forte, di molto bello, divertente, ma non sa ancora che cosa ha intenzione di comprare, che cosa le verrebbe in mente sulla qualità del prodotto? Allora, sulla qualità del prodotto, per un momento forte, direi che è importante la sua origine, la sua tracciabilità e quanto mi possa fidare, diciamo, con questi parametri della sua qualità. Nella vita non si sa, cioè potrebbe cambiare di tutto, peso, statura, anni, vecchiaia, potrebbe cambiare di tutto. Allora può esserci un giorno che non ne puoi più ad andare al supermercato, non ne puoi più, vuoi invitare, non so, un bel po' di amici e non sai ancora che prodotto scegliere. Ecco, l'ho chiesto per quello, perché secondo me le risorse invisibili non sono solo il pane quotidiano, ne fanno parte in un determinato momento. Ecco.
la persona stessa può essere una risorsa invisibile. E per questo sentimento mi trovo io di offrire questo ottimo prodotto di annata. Sei mai sentito tu una risorsa invisibile? Forse quando uno si nasconde, sì. E come sei venuto a conoscenza di etiche? Ah, passando di qua, vi ho visto e sono entrato. Ora lavoro con un gruppo di donne di altri paesi, insegno italiano per così dire, e la differenza secondo me è che è proprio un rapporto, che nella scuola questo ovviamente ha dei grossi condizionamenti, perché chi cerca un rapporto che vada al di là dell'essere, no, insegnante, spesso la paga. Quindi nel volontariato tutto questo sei te stesso, voglio dire, no? Sei te come sei, non ci sono problemi di ruoli o di queste cavolate qua. Allora, sono Patrizia di Radio Liberamente, volevo sapere da te cosa sono le risorse invisibili. Le risorse invisibili sono quelle presenti concretamente, ma che probabilmente le persone non sanno di avere la possibilità di attingerci. Una risorsa invisibile potrebbe essere la solidarietà, una risorsa invisibile potrebbe essere la voglia di riscatto di alcune persone, i sogni delle persone, e credo che potrebbe essere qualcosa appunto che potrebbe alimentare una prospettiva di una vita nuova. Grazie, come sei venuto a conoscenza di etiche? Praticamente ho un'amica che ha un libro, è un libro precario, allora ci ha invitato a partecipare a questo happening qua al Collegio San Carlo, e devo dire che è stato veramente un'ideazione geniale, alquanto divertente.